Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre, che finalmente con questo video si accinge a finire le recensioni o comunque le prove sul campo dei vari PlayStation Classic ottenuti gratuitamente con il PlayStation Plus Premium. Infatti con Worms World Party ho, per così dire, per almeno adesso finito di provare i titoli PlayStation 1 dedicati a queste remake, così da avere sulla PlayStation 4 e anche PlayStation 5 i titoli del passato, ma soprattutto delle novità fatte apposta per questo servizio. Quindi, mentre dei giochi PlayStation 2 al momento non ho neanche tanta voglia di parlare perché li avevo già provati e giocati anni fa su PlayStation 4 e effettivamente sono gli stessi, hanno mantenuto lo stesso asset grafico, le stesse opzioni, le stesse aggiunte o mancanze e hanno lo stesso set di trofei. Invece per i giochi appunto PlayStation 1 e anche PSP erano delle novità che prima appunto non erano giocabili sulle console di casa. È una cosa particolare, tipo il fatto che non mi ricordavo minimamente che Worms World Party fosse pubblicato dalla Ubisoft, sempre fatto dal Team 17, però appunto in collaborazione con la Ubisoft. Poi, a differenza di Worms Armageddon di cui ho già parlato, questo è in italiano. Perciò andiamolo a provare. Le musiche sono molto più carine. La schermata principale è bella, anche se effettivamente il fondale in sé non è al massimo. Il fatto è che su PlayStation 5, perché quella che sto provando è appunto la versione scaricata su PS5, abbia un tempo di caricamento così alto è surreale, e anche il fatto che abbia i controlli diversi da quelli di Worms Armageddon. Vediamo qui. Fuori uno. Però è bello risentire fuori uno. Le varie imprecazioni che avevano appunto questi vermi, poi con la personalizzazione si possono cambiare anche le lapidi e i nomi dei personaggi e del team, quindi c'è anche una discreta personalizzazione. E come dicevo, questi giochi hanno delle aggiunte in termini appunto di opzioni, come il riavvolgi per appunto tornare a un punto precedente così da evitare degli errori, così come il quick save e quick load per innanzitutto interrompere quando si vuole la partita, che è una cosa comodissima, ma anche appunto per fissare dei punti di salvataggio da poter ricaricare in caso di grossi errori. Un'altra cosa che mi sta piacendo molto è come preset il filtro Retro Classic, che appunto, come vedete, dona dei colori molto più sfumati. Mentre il moderno è davvero tanto scuro, il retro classic ha quella via di mezzo che almeno per me è molto piacevole. Il rapporto video invece lo continuo a mantenere 4 terzi per 16 noni perché va a ricreare appunto quello classico, perché i giochi PS1 Classic sono tutti in 4 terzi, quindi non stanno a schermo intero, mentre invece quelli della PSP, visto che era comunque virtualmente a 16 noni perché aveva lo schermo rettangolare, sono mantenuti come aspetto molto fedeli e riescono ad essere giocabili e belli da vedere anche sui televisori moderni. Qua è stata una bastardata perché in questo modo il mio vermettino è affogato, poveretto, e ne ho già perso uno.
No, perso il turno cadendo. E tra l'altro tocca proprio a quello lì vicino. Insomma, il World Party ritornava, diciamo, ad avere la formula del party game, quindi molto incentrato sul multiplayer, sul crearsi appunto la propria squadra e poi anche nell'avere il proprio scenario, le missioni particolari in confronto ad Armageddon ha un po' di opzioni in più. Ed è questa è un'altra cosa che non mi capacito, perché innanzitutto, come ho già detto praticamente in tutti i video precedenti, il fatto che questi giochi third party non abbiano i trofei è davvero una cosa. Ecco qua, cambiare le armi. Lanciamo una pecora. E mi sono suicidato, però ho lanciato la pecora, che era bellissima. E sentire le vocine in italiano mi gasa un casino. Insomma, il fatto è che questi titoli con l'aggiunta dei trofei sarebbero davvero dei must da rigiocare a nastro. E invece per qualche ragione hanno scelto di non farlo, perché appunto solamente i giochi, per così dire, first party Sony hanno avuto anche l'aggiunta dei trofei. Ed è una cosa, a mio avviso, brutta, proprio perché potevano stare un pochettino più in linea proponendo tutti i nuovi giochi con appunto i trofei. Non mi ricordo i danni che fanno le armi, però mi fa piacere provarle. E insomma, il gioco è bello perché Worms in generale è una di quelle tipologie di giochi che, per quanto invecchiato, resta ancora divertente e giocabilissimo. Quindi sì, la grafica non è al top, però è più che funzionale. È divertente da giocare, è reattivo nei comandi. È insomma un titolo molto piacevole anche più di 20 anni dopo la sua uscita. Quindi mi fa strano davvero che non abbiano avuto quell'accortezza, non so neanche io come definirla, di mettere vediamo se mi suicido. Sì, mi sono suicidato io. E boh, insomma, sarebbe bastato poco per renderlo davvero il top. E come altra cosa mi fa strano che nella lineup iniziale appunto abbiano messo due titoli di Worms diversi ma comunque simili, perché in generale si tratta appunto di giochi con la stessa tipologia, per quanto appunto Armageddon proponeva il revival del gioco sulle nuove console e World Party sia una miglioria. Allora, vediamo. Alcune cose non me le ricordo, però questo era bello da fare, perché appunto non mi ricordo i livelli dei danni, però è davvero divertente. Insomma, la cosa è che un Worms in generale è appunto un titolo invecchiato bene e molto funzionale ancora oggi, quindi fa piacere avercelo rimasterizzato con qualche filtro, qualche opzione in più, e soprattutto gratuitamente per chi ha il servizio, però non capisco appunto perché metterne due, mentre invece Tekken hanno scelto di mettere appunto solamente il secondo,
e non il primo, il terzo, oppure tutti e tre per avere, chiamiamola, la trilogia. Poi magari saranno aggiunte che faranno capolino nei prossimi mesi. Qua. No, il missile era difficile da lanciare. Però insomma, in alcuni casi hanno fatto una scelta strana, tipo appunto di mettere le versioni PSP di Stardust ed Echochrome invece di quelle PlayStation 3 che hanno già il set di trofei e graficamente sono superiori. E poi in altri titoli hanno scelto non il capitolo migliore, ma quello intermedio, ovvero Tekken 2. Però per Worms, per qualche strana ragione, ne hanno messi due, che sono due bei titoli entrambi, però giocati naturalmente uno di fila all'altro, si nota come ad esempio World Party abbia già un sistema migliore, ci sono le missioni e gli scenari. Quindi lo scenario, se non mi ricordo male, era una tipologia di missione già fatta apposta con appunto una sfida, tipo raccogli le casse, elimina tutti i nemici, distruggi i bersagli. Era molto ma molto carino come funzionalità extra. Invece le missioni erano delle sfide, diciamo, di abilità. La Wormpedia, là, non mi ricordo cosa faceva invece. Qua ti spiega le armi ed è una cosa molto utile in realtà. Perché, come dicevo, un altro dei difetti appunto di questi remastered o comunque conversioni, emulazioni, è che in alcuni casi hanno proprio mantenuto il gioco originale, quindi con i testi e le voci italiane dell'epoca. Per questo quelle di Ape Escape e di Siphon Filter sono davvero pessime, dei doppiaggi paradossali, ridicoli, grotteschi. E invece quello di Worms World Party è invece un doppiaggio simpatico e divertente perché sono piccole frasi e vocine buffe che ci stanno, perciò è piacevole. Però non ci sono i manuali, quindi alcuni giochi che non avevano dei tutorial molto esplicativi, o addirittura non ne avevano quasi per niente, e non spiegavano da subito tutte le meccaniche, ti lasciano un po' interdetta a livello di gameplay e anche di mappatura dei tasti, perché devi andare a vedere per i giochi che ce l'hanno nelle opzioni e capire cosa corrispondono i tasti. Già il tasto d'attacco di Worms Armageddon e di World Party di base è diverso, quindi non era facile appunto capire cosa fare. Però diciamo che è una di quelle cose che è piacevole riscoprire. Worms è divertentissimo proprio anche per il fatto che è uno di quei titoli party game che tra l'altro utilizzava un solo controller perché lo si passava quando si cambiava turno, così appunto da permettere di giocare, mi sembra, se in 4 appunto con un solo controller, e è una cosa tuttora piacevole per una serata in compagnia, veramente in compagnia, non un semplice gioco online, ma appunto una di quelle vecchie serate anni 90 in cui ti rivedi un pomeriggio e così via, ti rivedi con gli amici e stai insieme, ed è una cosa molto piacevole. Perciò devo dire che è bello riavere Worms su PlayStation, anche perché quello che era uscito recentemente, che è appunto solamente modalità online in tempo reale,
non mi aveva gasato tantissimo. Sì, simpatico all'inizio, però questo è il vero Worms, quindi davvero, se quello vi aveva intrigato, provate Worms Armageddon e soprattutto questo World Party, perché sono 100 volte superiori. Sono davvero più divertenti, più dinamici, più assurdi come armi e meritano davvero di essere rigiocati ancora adesso. Perciò sono un po' interdetto del fatto che non abbiano deciso di metterci trofei e che per qualche ragione abbiano deciso di far uscire due Worms praticamente in contemporanea. Boh, quindi è una cosa che mi lascia un po' stranito, perché davvero andando a ripensare a tutti i titoli della PlayStation 1 che non hanno avuto particolari seguiti o comunque non ci sono su PlayStation 4 e PlayStation 5, Worms davvero mi sarebbe potuto venire in mente, beh, il fattore nostalgia di uno strategica turni molto combattivo e assurdo mi avrebbe fatto piacere appunto riaverlo, però ci sono tantissimi altri titoli, soprattutto mi vengono in mente una marea di JRPG di action che in alcuni casi purtroppo invecchiano male, però sono titoli tipo Nightmare Creature, MDK, giochi che all'epoca mi avevano davvero fatto sbavare, giocare davvero tantissimo, anche cose come Vagrant Story, c'erano davvero una marea di titoli su PlayStation 1 che meriterebbero di essere giocati ancora adesso, e il senso di questo servizio del PlayStation Plus Premium che dà in esclusiva alcuni titoli che sennò non si possono comprare a parte in alcuni casi, o comunque vanno a costare 5 o 10 euro, che sono appunto alla fin fine un costo esorbitante per prendere una decina di titoli in un anno. Fai prima a fare l'abbonamento. Quindi è piacevole, almeno per me, nonostante molti lo stiano criticando, questo nuovo servizio, che appunto mi ha fatto ritornare a giocare davvero tanto e davvero a tanti titoli diversi, e però devo appunto dire che almeno per i PlayStation Classic della PS1 e PSP avrei gradito, visto che il lancio era comunque stato previsto già da svariati mesi, una cura migliore, perché c'è davvero una distinzione tra giochi di serie A e giochi di serie B, ovvero quelli appunto senza trofei e senza migliorie particolari, che lascia un po' stranito. È come quando in Gran Turismo 5 c'erano le auto premium belle, definite, con gli interni, e le auto invece standard, che erano riprese a forza da Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4, senza praticamente neanche una spolverata di HD, ed erano proprio brutte da vedere. C'era il dislivello tecnico una a fianco all'altra notevole, non avevano effetti particolari sulla carrozzeria, non avevano in alcuni casi neanche gli interni, e ti lasciava basito questa cosa. Perché non hai profuso la stessa cura in entrambe i prodotti, che poi fanno parte dello stesso pacchetto? Quindi, allo stesso modo, i giochi del PlayStation Plus Classic, i Classic Game, che sono proprio in una sezione apposta, non hanno ricevuto, a mio avviso, le stesse, per così dire, dovute qualità, le stesse rifiniture. Ed è una cosa che mi lascia un po' intristito, a dire il vero. Però Worms World Party è piacevole, diciamo, la sfida mortale che farò schifo perché non sono più abituato. Diciamo che appunto
a livello di gioco, però sono delle belle scelte, però non tutte sono sensate, perché davvero è strano come li abbiano messi insieme questi classic, considerando che dovrebbe essere la prima ondata praticamente di titoli per invogliare anche a sottoscrivere il servizio. Nel mio caso l'ho ereditato con, diciamo, la rimanenza del PlayStation Now, quindi mi fa piacere averlo, e non avendolo pagato posso dire che comunque per adesso lo sfrutto e continuerò anche mi sa ad utilizzarlo più avanti, perché ripeto, solo per un paio di titoli che sono gratuiti o comunque esclusivi di questo servizio vale la pena, perché facendo due conti, i titoli come Wild Arms, Ape Escape, un po' di giochi che sono usciti poi appunto tra i classic PS2 e le versioni PS3, che purtroppo in gran parte vanno fatte in streaming, quindi non è possibile scaricarli e giocarli tranquillamente, però il servizio di streaming funziona bene, quindi sono giocabili. E poi appunto i giochi PS4, che ce n'è molti di più in confronto a quelli del PlayStation Now, e addirittura ci sono i titoli dedicati al, vediamo se qua c'è il missile, i titoli appunto dedicati a PlayStation 5, cosa che invece per facciamo così. Ok, sul PlayStation Now erano quasi assenti, erano i giochi del PlayStation Plus ad avere appunto l'upgrade per la versione PS5 o entrambe le versioni insieme. Quindi a livello comunque generale il PlayStation Plus Premium è un servizio molto funzionale. Adesso mi sto un po' incentrando troppo sul parlare di questo, perché comunque c'è da dire che Worms World Party è un titolo validissimo, è un titolo che ce la posso fare, è un titolo che appunto mi cattura come mi catturava un tempo. Però come un tempo sono abbastanza negato a giocarlo. Devo comunque dire che è divertente, piacevole da vedere, con le vocine in italiano, tra l'altro mi piace un sacco, infatti questa cosa ce l'avevo nella mente, ma effettivamente non me lo ricordavo appieno, ma risentirle mi ha aperto praticamente, ha sfondato una diga e erano davvero carine. Quindi il World Party è davvero bello. Per questo non capisco perché abbiano messo sia Armageddon che World Party insieme invece che farli uscire separatamente. Avrebbe avuto più senso far uscire prima Armageddon e poi World Party, che appunto è una versione migliorata, e dare appunto ai giocatori che hanno apprezzato un titolo il tempo di giocarlo e poi passare il mese dopo a un altro. Quindi, boh, vedremo cosa verrà dato anche più avanti. Ah, questa ho sbagliato io. Non volevo fare il kamikaze, pensavo fosse un'altra cosa. E boh, insomma, è un gioco appunto divertente, è un gioco molto particolare ed è un gioco che è invecchiato benissimo. A differenza tipo di Siphon Filter, che non riesce a, soprattutto a livello di controlli, ad essere all'altezza dei giochi moderni, così come anche Jumping Flash, che risulta molto macchinoso e di difficile comprensione appunto senza un libretto di istruzioni iniziale.
Ah, è vero, c'erano. Ma un po' esagerato, non mi ricordavo funzionasse così. E insomma, a livello tecnico funziona ancora adesso, a livello di gameplay è validissimo, a livello di giocabilità e di longevità è praticamente infinito perché appunto bisogna semplicemente prenderci di nuovo la mano e diventa uno di quei titoli che può farti passare un intero pomeriggio senza difficoltà, vola davvero il tempo giocandoci. Il World Party è anche in italiano, quindi si capisce tutto nelle opzioni, nel funzionamento delle armi. C'è anche appunto la Wormspedia che ti spiega l'uso delle varie armi. E in più ci sono nuove funzioni di gioco che rendono anche appunto la longevità molto più alta. Perciò è davvero un titolo divertentissimo. Il sonoro è ben fatto perché le musiche sono molto più un po' stereotipate, però comunque funzionali, ambientali, e le vocine in italiano sono simpaticissime, quindi davvero merita ancora di essere giocato. Anche questo è uno di quei titoli che promuovo a piene mani, ancora meglio di Worms Armageddon, perché appunto il World Party ne è un'evoluzione. Ed è un titolo davvero molto ma molto azzeccato. Perciò io direi che per adesso è tutto, vi saluto e vi aspetto al prossimo video nella speranza che poi a luglio escano dei nuovi titoli per i PlayStation Classic così da fare ancora altri video. Per adesso direi che siamo arrivati in pari. E perciò io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.